Il 2011 è stato un anno particolare per il settore dell'automotive. Ne parliamo con Luca Dalmonte, direttore stampe e pubbliche relazioni di Maserati. Come ha vissuto Maserati questo 2011? Beh, molto bene, è stato un anno estremamente positivo in termini di prodotto, in termini di vendite su tutti i mercati del mondo, compresa l'Italia, per cui è un anno che sta arrivando alla conclusione, ma è stato un anno molto molto positivo per noi. Quali novità presentate al Motor Show 2011? Al Motor Show abbiamo la Gran Turismo S Limited Edition, che è qua alle nostre spalle, che è un'edizione limitata a soli 12 esemplari per il mercato italiano soltanto, e era speciale per il 150esimo dell'Unità d'Italia, al quale non abbiamo voluto mancare. Prospettive per il 2011, sono in programma nuovi modelli, cosa si prepara, quali sfide attendono la Maserati per il 2012? Beh, il 2012 sarà un anno che andrà senz'altro, io penso, bene per Maserati. La gamma prodotto è completa come mai in passato, quindi ci aspettiamo tante cose. Poi, come il nostro presidente, il dottor Marchionne, ha già detto, sarà un anno dove prima della fine dei 12 mesi arriveranno prodotti per noi importanti. Si aprono nuovi mercati, in questi mesi sono stati aperti tanti showroom, tanti nuovi punti di vendita della Maserati. I mercati più interessanti quali sono? Beh, i mercati più interessanti sono gli Stati Uniti, che sono una grandissima conferma, e anche quest'anno stanno viaggiando al ritmo di 20-25% di più di vendite in più rispetto all'anno precedente. Anno scorso, il 2010, peraltro chiuso con un 20% in più rispetto all'anno prima ancora. E poi c'è la grandissima conferma, non vorrei parlare di sorpresa, ma di conferma della Cina, che quest'anno è diventata il nostro secondo mercato al mondo. L'anno scorso abbiamo venduto 402 vetture in Cina nei 12 mesi, quest'anno supereremo le 700. Ed è diventato il nostro secondo mercato. La grandissima conferma è l'Italia, dove con 450 circa macchine quest'anno si conferma come il terzo mercato al mondo per Maserati. La ringrazio molto e buon lavoro.